oggi vi propongo un thriller psicologico, a dire il vero, Puzzle di Frank Tillier. Prima di tutto, se non conoscete Frank Tillier, è decisamente giunto il momento di leggerlo. In Francia è tra gli autori giallisti più venduti, in Italia ancora, diciamo, poco conosciuto, ma la colpa è nostra, abbiamo tradotto solo quattro libri sui 1000.000 che ha scritto. Puzzle è il suo ultimo lavoro ed è veramente un libro che vi terrà con il fiato sospeso. La storia è divisa in due filoni principali. Da una parte troviamo Lucas, che è chiuso in un ospedale psichiatrico accusato di aver ucciso a colpi di cacciavite otto persone. Lui però non ricorda nulla, nonostante fosse sul luogo del delitto, con l'arma del delitto tra le mani e completamente insanguinato, lui non ricorda nulla. L'altro filone narrativo è quello dedicato ad Ilan. Ad Ilan, il protagonista di questo filone narrativo è anche lui rinchiuso in un ospedale psichiatrico, ma per un altro motivo, perché è un ospedale psichiatrico chiuso, in disuso ormai da degli anni, ma Ilan sta partecipando ad una sorta di caccia al tesoro. Questa caccia al tesoro diventerà ogni giorno più inquietante, più pericolosa, fino al finale, che veramente vi terrà col fiato sospeso fino all'ultima pagina. Quindi un thriller meraviglioso per un Natale meraviglioso.